welcome and welcome back! Benvenuti e ben ritornati sul mio canale! Senza alcun indugio, guys, iniziamo finalmente la parte 3, l'ultima parte ovviamente di questa grandiosa collaboration offerta ovviamente da Isen 3, quindi sigla! Ritornando subito dopo la sigla, guys, credetemi, non vedo l'ora di andare a iniziare a utilizzare anche gli ultimi prodotti ormai rimasti da tutta questa mega collection che Isen 3 mi ha omaggiato. Vi lascio ovviamente il primo video dell'unboxing, eccolo qua, il link ovviamente è in info box, e il secondo video dove vado a provare tutta l'intera linea all'acido ialuronico, eccolo qua, sempre ovviamente il link in info box. Non andate a perderveli perché sono ovviamente straordinari, come spero che lo sia anche questo. Ma ovviamente, guys, vi vado subito a ringraziare, grazie mille per tutto il vostro immenso supporto, affetto, entusiasmo, amore davvero che mi date in ogni mio singolo video. I love you, veramente grazie mille per tutti i commenti e i like. Vi vado anche a ricordare super veloce la barra, eccola qui, per andare a mettere ovviamente un bel pollice in su se ovviamente il video vi è piaciuto, e spero proprio di sì. Andare a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, correte subito, basta solamente un click, e ovviamente accedere anche alla campanella, così almeno da non dimenticarvi che magari ogni settimana è sempre in uscita un mio nuovo video. E sopra la mia testolina già bardata, già pronta ovviamente per iniziare questo treatment, la mia Instagram, quindi mi raccomando andate a iscrivervi anche su lì, così almeno da non perdervi magari le mie stories, le mie varie skincare che vado a farvi, tutti i vari aggiornamenti su tutti i vari prodotti che io vi vado a fare ovviamente le first impression, e lì vado ovviamente a darvi maggiori feedback, i miei vari post, tutti i miei vari mini video. Mi raccomando, iscrivetevi anche su Instagram. Non ci resta che dire, guys, tutti insieme in coro, skincare time, che ovviamente la skincare di questi ultimi prodotti, guys, abbia inizio. Per questo video, guys, per questa routine non ho un detergente, quindi ovviamente sono andato a detergere, sono andato a farmi ovviamente lo shave prima di iniziare il video, appunto perché come primo step che andremo a utilizzare è una maschera. In realtà sono due, super curioso ovviamente di provarle entrambi, e volevo assolutamente provarle entrambi, volevo assolutamente recensirle insieme a voi. E sono ovviamente la Real Mugwort Clay Mask, è una maschera super detossinante, super purificante all'argilla di mughetto. E l'altra invece è la Real Rose Calming Mask. Una maschera ovviamente alla rosa, super calmante, e sono davvero curioso, infatti le andrò a utilizzare tutte e due insieme. La clay mask la andrò ovviamente a utilizzare nella zona T, in modo così da andare a purificare, da andare a eliminare ancora di più tutte le imperfezioni. Invece la calming mask andrò a utilizzarla ovviamente sulla zona cheek, così almeno da andare a calmare, da andare ovviamente a ricompattare un attimo la skin dopo lo shave, dopo le varie irritazioni che magari la lametta mi è andata a rilasciare. Quindi sono ovviamente super felice, ovviamente vi lascio la scheda di entrambe, spero ovviamente che l'abbiate già vista. E ovviamente come force ingredient, come ingrediente principale della clay mask abbiamo il mughetto, invece della calming mask abbiamo la rosa. Quindi io inizierei a utilizzare la clay, che magari essendo l'argilla ci vuole un po' più di tempo che vada in azione, quindi iniziamo subito, super curioso
felicissimo, guys, di registrare anche questa terza parte. Ah, j'adore. E eccola qua. Adoro il pack. Mi piace. Esattamente, come vedete, guys, io non ho spoilerato neanche questi prodotti, sono stato bravissimo. E ovviamente, come vi sono andato a ricordare nel video precedente, anche in questo video magari un double thumbs up, un doppio pollice in su, ovviamente per la mia bravura e per aver aspettato ovviamente di recensire tutti questi prodotti insieme a voi in questo video. Io adoro. Ok. Vado a prendere ovviamente il mio pennellino. Quella è proprio argillosa. Questa è la texture, ma è super argillosa, adoro. E vado ovviamente ad applicare nella zona T, quindi fronte, naso, zona ovviamente baffetto e mento. Ultra fresca. Ok, guys, zona T completata. Mi piace tanto la profumazione perché è molto delicata e sa di erbe, sa di fiori, sa di natura, sa di foresta. Mi piace tanto l'odore, molto delicato, ma in più è molto fresco una volta ovviamente che si va ad applicare la maschera sulle determinate zone. È proprio fresca come maschera. Vado ovviamente con un altro pennellino ad applicare la Calming Mask e andrò ad applicarla sulla zona cheek e anche qua sotto, dove sono andato ovviamente a rimuovere la barba, così da calmare un attimo la situation, perché io quando vado a farmi lo shave ho super delicata, ho proprio super sensibile tutta la zona. E quindi ovviamente questa maschera capita proprio a fagiolo. Adoro, beh, adoro il pack, guys. Bellissimo, questo color borgogna, vinaceo, j'adore. Eccoci qua, vedi? Come vedete, guys, non ho spoilerato nulla. Oddio, sì, vi prego, ditemi che è vero. Ma l'odore... Guys, l'odore è strepitoso. Beh, a parte che per chi mi conosce da tempo sa che la rosa è proprio uno di quegli ingredienti che io amo pazzamente. Ma l'odore è... Wow, la texture! Ultra jelly! Comunque l'odore è qualcosa di straordinario. Vado ad applicare anche lei. Ok. Alright, guys, cioè super comfortable, mi piace la texture perché è ultra morbida, si è proprio andata a stendere, si è proprio andata a spalmare sul viso delicatamente, uniformemente, proprio mi piace la sensazione che entrambi le maschere ovviamente mi hanno rilasciato e mi piace tantissimo la profumazione di tutte e due, sicuramente ovviamente le riproverò su Instagram, quindi non dimenticate ovviamente di andare a iscrivervi se non siete ancora iscritti per qualsiasi ragione. Ovviamente per voi passerà il 3-2-1 super veloce, super fast, per me ovviamente io aspetterò una mezz'oretta e tornerò appena tutto si sia amalgamato e asciugato prima di andare a rimuovere. Ok!
guys, la maschera ormai è in posa già da 30 minuti ed è arrivato ovviamente il momento di andare a risciacquarla per vedere ovviamente i vari benefit e i risultati ovviamente che sono andati a rilasciare sulla pelle. La parte in argilla si è ben asciugata, mi piace proprio l'effetto proprio strong per come si è andata ovviamente ad amalgamare sul viso. Eccoci qui invece con la parte più calmante che invece rimane bella umidina, appunto perché comunque continua a prelevare prodotto apposta per andare a disinfiammare tutte ovviamente le varie irritazioni che magari si hanno. Anyway guys, vado a risciacquare, quindi col 3-2-1 ritorno a viso pulito. Guys, ritornato a viso risciacquato e look at that skin, so clean, so radiant, sei tipo bella calma, radiosa, sana. Mi piace tantissimo l'effetto pulita, soprattutto mi piace tantissimo l'effetto che entrambe queste due maschere hanno rilasciato. Ma ovviamente per maggiori feedback mi raccomando di andare a seguirmi, se non siete ancora iscritti, sul mio Instagram, perché lì ovviamente vado a farvi stories dove vado a dare feedback su feedback dei vari prodotti che magari qua provo per la prima volta. Ma comunque come effetto super top, non sono stato omaggiato di un tonico guys, quindi come next step vado ad applicare lei. L'eye cream, guys, credetemi che non vedevo l'ora di andare ad applicare questo prodotto. Ha un ingrediente principale particolarissimo che è il bifidus. Il bifidus sono degli agenti, è un battere che va a proteggere ovviamente la zona in cui si va ad applicare il prodotto con all'interno il bifidus dagli agenti esterni, quindi è super innovativo, super ricercato come ingrediente. Ma ovviamente troviamo il bifidus anche negli integratori come lo yogurt, in modo che comunque il prodotto ovviamente che noi andiamo a ingerire o che noi andiamo ad applicare con l'ingrediente bifidus va a proteggere ovviamente tutto quello, va a fare uno scudo da tutto quello che c'è al di fuori che non ci vada ovviamente contro. Super top, innovativo, mi piace tantissimo e sono ovviamente felicissimo di essere stato omaggiato di questo prodotto con questi ingredienti super nuovo. Andiamo subito a provarlo. Eccoci qua, vabbè, ma top, ma è gigantesca, adoro! 30 ml guys, cioè io vi ricordo che gli eye cream vanno al 15, quindi qua già siamo sopra, adoro. Ok. No. Ma l'applicatore? No ragazzi, io adoro. La consistenza è ultra creamy, barra jelly, adoro. Beh, comunque l'applicatore ha vinto, cioè credetemi. Ok, vado ad applicarla che sono curiosissimo, credetemi. No, vabbè, adoro. È molto thick la consistenza. Molto thick. Ovviamente parto sempre dalla tempia. Vado giù e poi vado su. Adoro. Io resterei così per tutto il giorno a massaggiarmi. No, ma comunque top. È bella presente. È bella thick, guys. È bella, bella grassa come eye cream. Adoro. E voilà, guys. Adoro, adoro tantissimo, adoro la consistenza, non ha una profumazione, ma mi piace tantissimo proprio come uno è andata ad arricchire l'Aison, due come si è già andata ad assorbire. Ovviamente come consistenza e come crema contorno occhi la raccomando più per una stagione fredda, autunno-inverno, perché è tanto corposa come consistenza, quindi ho paura che per una stagione estiva, magari più calda, vada a appesantire troppo il contorno degli occhi. Però, wow, cioè, si è andata ad applicare
favolosamente, è super comfortable, anche se comunque è bella presente, la consistenza è morbida nello stesso tempo, si è già andata ad assorbire e wow, super rich, I love it. Comunque vabbè, ho adorato, ma comunque ve l'andrò anche a testare con maggiori feedback su Instagram, perché wow, cioè comunque continuerò assolutamente ad utilizzarla perché mi è piaciuta tanto. Ma anche l'effetto, proprio così, bello healthy, bello corposo che è andato a rilasciare. Thank you, Sentry, I love it, I love this product so much. Comunque sì, super raccomandato, proprio per l'effetto immediato che mi ha regalato. Tutto in rima. Passo, guys, all'ultimo step. Vado a utilizzare l'ultimo prodotto di questa routine. Io, guys, amo tantissimo davvero come tutti questi prodotti di Sentry sono andati a lavorare sulla mia pelle. Fantastici. Come ultimi prodotti ne ho due, ma io andrò a utilizzarne solo uno, ma vi lascio ovviamente la scheda di tutte e due, vado a presentarveli ovviamente entrambi. Quello che non andrò a utilizzare oggi è lui. È il Cure Skin AHA Essence, è un'essenza, quindi un potenziatore, un prodotto che va ad aiutare a potenziare ancora di più siero e moisturizer che si andranno ad applicare dopo. E come ingredienti principali ci abbiamo la liquirizia, l'aloe vera e l'8% degli AHA, che sono ovviamente degli esfolianti super naturali che derivano dalla frutta, che vanno ovviamente ad aiutare a illuminare ancora di più la nostra pelle fin dal profondo, quindi straordinario. Questo prodotto magari ve lo andrò a presentare più avanti e anche su Instagram, ma ovviamente come prodotto che andiamo a utilizzare oggi, eccolo qua. È sempre ovviamente della stessa linea della crema contorno occhi che ho ricevuto e sono ultra curiosa di provarlo. È sempre un'essenza barra siero, quindi è proprio un prodotto che ho utilizzato prima del moisturizer ma dopo il tonico. E come prodotto ovviamente principale, come ingrediente principale, troviamo sempre il bifidus, che è lo stesso ingrediente che abbiamo trovato ovviamente nella crema contorno occhi, che è praticamente un battere che va ad aiutare a fare scudo ovviamente sul nostro viso contro l'agente esterno. E quindi sono super curioso di provarlo anche on my face, proprio su tutto il mio viso, ed è curiosissimo come prodotto, io sono rimasto super curioso e quindi adesso andiamo ad aprirlo. Adoro. Eccolo qui, il Bifida Ampoule, adoro, cioè tipo sembra una pozione magica. Ovviamente vabbè, il pack è super in vetro, super heavy, però mi piace tantissimo perché è proprio luxury, è proprio wow, adoro e voglio assolutamente andare subito a provarlo. Bella, come è andato a prelevarne. Ok, la consistenza è molto acquosa. E molto, adoro. Spero che siate riusciti a vederlo. Non ha anche lui un odore, ma comunque è proprio leggerissima, cioè proprio molto delicata la consistenza, molto acquosa. Guys, io sto adorando, non so voi. Cioè, guardate come ha reso super luminosa la pelle. Cioè, adoro. No, adoro. Adoro. È un prodotto super luminoso con un ingrediente super innovativo, super ricercato, perché non ho mai provato nulla che abbia avuto all'interno il bifidus, ma mi piace tantissimo proprio come questo ingrediente va a proteggere la pelle
e proprio come questo ingrediente va ad aiutare a rilasciare la skin con un effetto proprio visivo immediato, quindi è super top. Ha questa consistenza super acquosa, super leggera, mix oil, ma assolutamente non è sticky, non è heavy. Io comunque, guys, spero che dalla camera siate riusciti a vedere la differenza del prima e del dopo, perché wow, cioè almeno io dallo specchio riesco a vedere la differenza. Poi ovviamente tramite luci, tramite camera, magari è un po' difficile riuscire a percepirla subito, ma spero, perché wow, l'effetto è straordinario. E ovviamente con quest'ultimo prodotto io ho terminato la mia skincare, guys. Felicissimo di avervi mostrato, di aver provato, aver recensito anche gli ultimi prodotti che Isentree mi ha omaggiato, quindi super felice ovviamente. E bene, ovviamente mancano i saluti finali. Vi saluto, guys. Il video ovviamente termina qui. Yes, bello levigato, rimpolpato, più giovane. Finger crossed, guys. Spero ovviamente di essere diventato più giovane, più luminoso. Ovviamente, guys, felicissimo di aver registrato anche per voi ovviamente questo video. Noi ovviamente ci vediamo al prossimo video, ma io vi vado a ringraziare perché non posso assolutamente terminare e iniziare il video senza ringraziamenti, perché guys, for me everything. Voi per me siete tutto, siete quello davvero che mi rende felice, siete il mio sorriso, la mia forza, la mia grinta, e quindi davvero grazie mille per tutto il vostro sostegno, per tutti i vostri commenti. Io vi amo da impazzire. Vi vado anche a ricordare, prima ovviamente di stoppare il video qua, guys, di stoppare la barra per andare ovviamente a mettere un pollice in su, cioè, quindi don't forget thumbs up, guys, on my video. Ovviamente non dimenticatevi di andare a iscrivervi se non siete ancora iscritti, ovviamente di accedere alla campanellina, e sopra la mia testolina oggi bardata per questo trattamento la mia Instagram. Mi raccomando, iscrivetevi perché la vado a fare un sacco di stories tutte super interessanti. Ovviamente noi ci vediamo al prossimo video, see you on the next video. I love you so much, guys. See ya.